Ciao, sono Coco. Ho fatto crema di cipolla che mangia mia mamma in Giappone tutti i giorni per salute. Prego. Cipolla, miele, poi aceto di mele. Mele. Aceto di mele. In Giappone usiamo aceto di riso, quindi se si trova va bene anche aceto di riso. Aceto di vino forse è un po' troppo forte, è meglio aceto di mele. Mia mamma usa cipolla dorata, quello secco, giallo, però secondo me è meglio quello bianca, più facile, più adatta per mangiare crudo, penso. È troppo. Forse posso aggiungere dopo. È molto facile, troppo facile per fare video. Poi chiudo. Questo furikake mi ha regalato mia amica giapponese quando ho cambiato casa. In Giappone c'è abitudine di regalare a persona che ha cambiato casa. Quindi mia amica voleva seguire cultura giapponese e voleva regalarmi. Quindi ho chiesto, allora regalami furikake che non avevo. Vado, eh? Questo è molto capace, bravissimo. Kenwood. Kenwood non è giapponese? Sa di sì. Quando ero piccola, Kenwood c'era per musica, era molto buono. Adesso quasi sparito. Cipolla macinato. Sai, adesso ho male agli occhi. Però questo teniamo, devo aspettare 5 ore una notte. Dopo non viene più lacrima. Tranquillo. Aceto di mele. Non mi ha detto quanto, ha detto così, tutto. Molto forte. Per ora non sarà buona. Poi mettiamo miele, buon profumo. Ha detto un cucchiaio di teaspoon, così. Po' sarà, ci vuole, ok, non è liquido liquido, però posso fare sciogliere, ok. Poi mischiamo bene e poi aspetto una notte e poi domani già posso mangiare. Dico, adesso mi fa male occhi e poi anche il profumo è molto forte di aceto, però stranamente domani sparisce. Mia mamma mangia con natto soia fermentata. Natto mi manca, però
Però in Italia è molto difficile, anche io non ho mai mangiato in Italia. Quindi io mangio con verdure, insalata, anche sta bene con sardine, sapevi? Metto sardine e finocchio e cipolla e calota. Molto buono. E poi ha detto fa bene molto per sangue, ricicurare, no, circolare il sangue. Fluide, sangue fluide, bene forte. Quindi secondo me va benissimo per il COVID. Pronto! Crema di cipolla che fa mia mamma per salute. Al prossimo video. Ciao!